Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui nel 1915 con il nostro Portogallo e dobbiamo fare questo turno appunto del 1915, andiamo a vedere cosa abbiamo completato. Dunque, abbiamo completato il tempio che ci ha permesso di guadagnare un po' di soldi in più. Allora, abbiamo una rotta commerciale aggiuntiva, direi di sfruttarla costruendo una nuova nave da carico e andiamo a fare turno successivo, che non dobbiamo fare molto. Va bene, perfetto. Allora, vediamo un pochino cosa succede nel mondo. Intanto queste nostre due città qui carica. Ormai non carica, ok. Stanno andando abbastanza bene. Una 5 cittadini, l'altra 5. Stanno crescendo molto velocemente. Ok, intanto ragazzi, partono un po' di guerre nel mondo, ovvero fra Bismarck. No, Bismarck ha fatto la pace con Iwata, con Kabul e Anversa. Ha negoziato la pace. Gerusalemme ha dichiarato guerra a Bismarck. Lhasa è assetata di devozione. E Assiria e Gerusalemme sono ralleati. Ok, probabilmente. Calma. Ok. Abbiamo scoperto il carbone, ragazzi. Allora, probabilmente, dicevo, leggendo cosa è successo. Ora, a parte la pace, questa. Ok, esatto. Infatti, ci diceva che l'accampamento barbaro che Gerusalemme voleva che eliminassimo, probabilmente da queste parti, è stato eliminato dalla Siria. In questa maniera la Siria ha guadagnato abbastanza influenza a diventare alleata di Gerusalemme e quindi ha dichiarato guerra alla Germania. Ok, abbastanza semplice. Possiamo bombardare il nemico. Yeah! Altri barbari, non vedevo l'ora. Boom 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 boom. Ok, mezza vita se n'è andata. Abbiamo scoperto una risorsa di carbone qua giù. Ok. C'è una base commerciale, ma vedremo di levarla dal cazzo. Dunque, possiamo fare una biblioteca a Luanda. O una bottega. O un mercato. Direi un mercato, visto che non abbiamo oro in questo momento nella produzione di Luanda. Dunque, nuova ricerca. Possiamo fare la rigatura delle canne, che non potrebbe essere anche abbastanza buona. Oppure fertilizzanti, che aumenta la resa di cibo dalle varie cose. Direi di sì. Perché in questa maniera forse risolveremo anche i problemi che abbiamo qua nel nord. Come vedete ragazzi, abbiamo iniziato a coltivare il deserto in maniera hard. Ok, allora facciamo turno successivo, non penso di dover fare altro. Quindi avviamoci verso il 1917. Assuripampal sta complottando contro di noi, secondo Iwata. Manipola un'elezione, 9 turni, 9 turni. Ok ragazzi, fra... Scusate, eh. Samarcanda e Almaty, va bene. Golpe. Clicca per far sì che la tua... Oh! Non ci interessa fare guerre. Sorry. Allora, tenti un colpo di stato per rovesciare simpatizzanti inglesi al governo. Probabilità di successo è pari al 33%. Se la tua spia dovesse aver successo. Bla bla bla, insomma. In pratica... Cambiamo l'influenza nostra su Almaty con quella inglese. E riduciamo anche per tutti gli altri giocatori. Ok, se fallisce rimane uccisa e c'è una probabilità di 2/3 di fallire. Possiamo anche andare a spostare una delle nostre spie. Sì. Ok, dobbiamo avere paura di Assuripampal, ragazzi, perché è enorme, come vedete. Cioè, non così tanto. Perché noi abbiamo il gigante qua che ci protegge, però può fare paura. Buffalo Creek. Ottimo posto dove fare una città, proprio in mezzo all'impero della Siria, vabbè. Dunque, vediamo un pochino. Kabul, guida culturale. Manila, nuove fonti di ricchezza, hanno sentito parlare di non so cosa e... tante cose diplomatiche a giro nel mondo. Turno successivo. Abbiamo già la nostra spia pronta. Ah ok, la possiamo spostare subito. Raggiunge il rifugio. Possiamo spostare subito. Ah, senza ordini, sì. Ok, il nostro yoga, la nostra spia seria. Ok, intanto una delle nostre navi... No, non è una delle nostre. È Assira, ok. Sta combattendo contro i barbari. Certo che voglio un'alleanza difensiva. Che discorsi fai? Ho tre truppe io. Te sei quello ganzo. Guarda là quanta roba c'hai. Gerusalemme non è più alleata della Siria. Va bene. Cahokia.
cazzo di posti a cavolo. Hong Kong ha bisogno di più investitori, quindi aumenterà l'influenza guadagnata con le donazioni. Allora, che volevo fare? Non me lo ricordo, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Sì, spostare la spia. Allora, Diogo, gli vogliamo dare degli ordini. Diogo, Diogo, porta. Lo spostiamo a Assur. Conosciamo già il potenziale di Assur, proviamo ad andare a Awakasame, che è vicino, che è tipo la vecchia città di Coso, di... non mi ricordo come ti chiami, anche te. Dunque, scegliamo la produzione a Villanova de Gaia. Terminato il granaio, possiamo investire. Dunque, abbiamo una produzione di 21 oro, ragazzi, qui. Com'è 21 oro? Che cazzo ci abbiamo? Boh, forse abbiamo... Non ne ho idea. Comunque, possiamo fare eventualmente un faro oppure una biblioteca. Dobbiamo velocizzare molto la nostra ricerca, ragazzi. Ok. Turno successivo. Siamo nel 1918. Finiva in quest'anno la seconda guerra mondiale. Sì, la seconda. La prima guerra mondiale. Vediamo se succede qualcosa di interessante. Dobbiamo anche convertire la libella, ragazzi. Vincenzo in cambio di oro. Sì. Sembra di essere i re magi. Il Marocco ha denunciato l'Inghilterra. Interessante, ci siamo noi nel mezzo, amico. Non... Cioè, se vuoi prendere qui le cose, prendile, ma... Stai tranquillo. Vediamo se siamo arrivati a livello esotica. Ovunque, no, ci manca ancora gli irochesi. Siamo a 6 e 9, saliamo molto lentamente con gli irochesi. 16 e 3, 14 e 6. Facciamo un livello. Andiamo per livello, guardiamo un po' meno qual è quella più alta. 16 e 3 e 15 e 7, sì, 16 e 3 con gli americani. Allora, è finito un accordo con Washington e Iwata. Ok, quindi probabilmente ce lo riproporranno. Andiamo intanto a scegliere una nuova politica sociale. Dunque, avevamo iniziato quella dell'esplorazione. E se c'è qualcos'altro come tra felicità potrebbe far comodo. Allora, possiamo dare un grande ammiraglio, più 2 al movimento di tutti i grandi ammiragli, inoltre i grandi ammiragli sono generati il 50% più velocemente, oppure più 3 alla produzione in tutte le città costiere. Why not? Con questo potremo avere più 1 oro per ogni porto, cantiere navale o faro, più 4 produzione, più 4 cultura nelle città con la compagnia delle Indie Orientali. Non male. Ok, quindi abbiamo preso un sacco di oro. A norma. Boh. 100, non ce lo dice. Dunque, Aveiro, potrebbe fare davvero una bottega, però andremo in produzione di oro negativa. Il mercato in 8 turni ci dovrebbe permettere di guadagnare abbastanza. C'è più uno, quindi arrivare a due. Oporto, invece, ha terminato la nave da carico. Possiamo fare il museo. Penso sia un'ottima scelta. Avremo altri slot per i capolavori. E inoltre aumenteremo la nostra cultura. Dunque, guardiamo eventualmente come possiamo investire. Possiamo portare 10 produzioni a Aveiro. Possiamo portare a Braga del cibo. Produzione a Braga. A Funcal. Funcal sta andando molto bene. Della pressione religiosa, come vedete, in ingresso e in uscita. Oppure Luanda. Cibo. Qui non hanno grandi problemi di cibo, mi sembra. Oppure a Villanova de Gaia, ragazzi, possiamo portare 10 cibo. Che non è male nemmeno questo. Se riusciamo a farla crescere velocemente. Ma portiamo pressione religiosa e cibo a Luanda. Non guadagneremo di più. Però dovremo far crescere molto più velocemente questa città. Come vedete, in pratica in 3 turni sale di un cittadino. E in questa maniera più cresce, più siamo in grado di espanderla e di avere un bel porto in mezzo al mare Indiano. Cioè non è in mezzo, è su uno dei bordi, però comunque è appunto nel mare Indiano. Non siamo più nell'oceano Indiano, nel mare Indiano. Non siamo più sul continente. Quindi facciamo turno successivo. Ok. Fra un turno avremo completato, questa dovrebbe essere la scuola pubblica, esatto. Lo stiamo realizzando anche lì, anche qui, 2 turni. Ok.
Quindi fra 2 turni l'avremo realizzata in 3 posti differenti e la nostra scienza dovrebbe prendere un bel boost, diciamo. Allora, riuscita del oro e cavalli e diritto di passaggio in cambio di gemme. Ci facciamo poco semplicemente perché abbiamo uno di felicità, ragazzi. Quindi rinunciare a una risorsa di lusso vuol dire rinunciare alla felicità dei nostri cittadini, che potrebbe voler dire dimezzare la nostra produzione in un turno, quindi evitiamo. Dobbiamo farla risalire. Probabilmente sta calando per un discorso di popolazione in aumento. Non so, la nostra popolazione quanto sia effettivamente. No, peggio, media tua. Ok, questa dovrebbe essere la nostra. Siamo a 12 milioni di abitanti, 16 milioni a Iwata è il più popoloso, che è esattamente, guardate, vedete, no, mi va più, ok, a 29 cittadini solo a Onondaga, 19 a Grand River e poi questa città 3, Buffalo Creek, appena nata, e il peggiore è 1 milione della Germania, raccolto sui campi è abbastanza buono, non siamo primi da nessuna parte, però come vedete istruzione siamo al 56%, il 58% è dell'Inghilterra, approvazione siamo molto bassi, siamo i peggiori, come soldati siamo i peggiori, come PIL siamo a metà, siamo nella media come vedete, beni prodotti siamo fra la media e la parte alta, raccolto sui campi siamo fra la media e la parte alta, territorio siamo precisamente nella media e istruzione, niente di che, vabbè. Ok, allora abbiamo una carovana che ha terminato la sua rotta commerciale attuale che sarebbe stata quella con Orwar Zarzate. Gliela riportiamo lì perché siamo a meno 7 produzioni oro e adesso più 8. Vabbè, dobbiamo implementare la produzione di oro, ragazzi. In questa partita non sono stato in grado di gestire bene la produzione di oro perché come vedete siamo sempre sul filo del rasoio, sia nella produzione appunto di oro sia nella felicità dei cittadini. La produzione di oro sul filo del rasoio vuol dire anche paura nella creazione di un esercito, perché ovviamente ogni soldato ci costa oro ogni turno. Quindi la nostra politica di pace verso tutti potrebbe essere una cosa interessante per appunto mantenere questo equilibrio. Possiamo fare un archeologo, ragazzi, e potrebbe essere Ganzo, anche perché se non sbaglio avevamo trovato delle rovine. O sbaglio, non me lo ricordo. Sembra che c'erano delle rovine da qualche parte. Sembra qui su una punta, forse sono queste rovine. Sito archeologico, eccolo qua. Potremmo vedere di costruire un'altra città eventualmente qui, per chiudere ancora di più, diciamo fare una specie di golfo appartenente al Portogallo. Qui ancora abbiamo questo luogo separato da quest'altro, ci sono solo i cavalli nel mezzo. Ok, possiamo passare il turno, non abbiamo molto a fare. Abbiamo un sito archeologico anche qua. No. Dunque, la libella, vediamo se siamo in grado di acquistare le caselle. No. Ah, forse perché è il turno degli avversari, ragazzi. Aspettiamo. Perché anche qui abbiamo un sito archeologico sicuramente più irraggiungibile dell'altro. O mi sembra di averne all'interno dei miei territori. Certo. Certo. Comunque siamo riusciti a migliorare pressoché ogni casella. Non è vero, qui non hanno fatto un cazzo, vabbè. Dunque. Sto guardando se ci sono siti archeologici vicino, oltre a questi, ma non mi pare di no. Forse ce n'è uno qua giù. Qui c'è del. Ragazzi, qui c'è un sacco di roba. Cioè, cavalli, 2 di bestiame, un sito archeologico, pietra e carbone. Quindi tipo una città qui potrebbe prendere tutto. Tocca fare un altro colono. Tocca fare un altro colono. Leira cosa ha realizzato? La scuola pubblica. E dunque Leira sta producendo 22 oro, ma siamo a meno 2 oro. Quindi dobbiamo aumentare la quantità di oro prodotta. Come fare? Un oro aggiuntivo per il porto. Ragazzi. Scusate, eh. Leira non è collegata? Leira non è collegata? Perché no? È collegata.
A Funcal, forse perché la strada non passa nel nostro territorio. Interessante. Vabbè, facciamo un porto. Va bene, scegliamo la produzione a Goa. Goa ha terminato la scuola pubblica, vediamo di fare una banca. Oro più 2 e oro più 25%. 9 turni, va bene. Anche il tempio non era male, ci dava oro più 25%, ma la libella potrebbe essere la scelta giusta per fare un colono, che è praticamente accanto al luogo dove vogliamo insediarlo. Turno successivo. Ok, 369 da 320, quindi la nostra produzione scientifica è aumentata di molto. Dobbiamo cercare appunto di continuare questa nostra questo nostro investimento. Dobbiamo stare attenti all'oro. Un pochino. Sidone vuole Hong Kong, si è tiranneggiata, ci importa anche una bella sega. Ok, si spostano un po' di truppe laggiù, ma tanto Samarcanda è chiusa fra il Marocco e noi. Noi gli facciamo paura relativamente. Scambio di vino con Washington e tartufi con Washington terminato. Sullivan Pala ha imbarcato truppe per attaccare a sorpresa Berlino. Was nun? Evitiamo ragazzi, perché Bismarck è in una situazione abbastanza pericolosa da tutti i lati, quindi non è l'alleato giusto da tenerci buono. Sicuramente migliore a Suriban Was Pal. nun? No, 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 sbagliato, sbagliato. Chiudi. Allora, non importa, un'unità attende gli ordini, ovvero questa nave da carico, possiamo andare a stabilire una rotta commerciale con Manmedia. Oppure addirittura con le nostre città guardiamo cosa possiamo fare. Possiamo continuare a far crescere Luanda, ragazzi, aiutandola anche da Villanova de Gaia. Poi guardiamo le nostre città costiere. Aveiro potrebbe aver bisogno di crescere, quindi portiamo cibo a Aveiro. Immagino che questo cibo esca fuori dal niente, tipo, perché non, cioè, Villanova de Gaia ha una produzione di 6 cibo. Sì, come vedete, 10 consumato dai cittadini. Spero che non sia i 10 che si portano fuori, no? Perché comunque i cittadini mangerebbero qualcosa. I 5 che stanno qui. Quindi viene generato dal niente questo cibo, ragazzi. È molto utile appunto a sfruttare. Perché stiamo andando giù con la produzione di oro in una maniera esagerata? 191 manutenzione, 21 miglioramenti, 65 mantenimento. Vediamo se aumenta. Tanto guerra fra gli Scioscioni e la Cina. Ok, di ai, città-stato, ok. Questo colono, ragazzi, meno 31. 190. Forse diminuiscono i ricavi. La nazione. Forse diminuiscono i ricavi perché è aumentato di 1 di 2 le spese per il mantenimento delle unità. Ma che. Ah, abbiamo fatto un Gatling. Ok, adesso sì, ora mi torna. Mitragliatrice Gatling. E dove l'abbiamo fatta? All'Eira. Vabbè. Boh. Fuoco di fila. Non so perché abbiamo fatto un mitragliatore Gatling, però teniamolo a porto, sicuramente è più utile che all'Eira. Ok, scegliamo una nuova ricerca alla rigatura delle canne, potrebbe essere un'ottima scelta. Andiamo a vedere eventualmente esattamente l'elettricità, c'è la possibilità di fare la borsa, quindi aumentare ancora la nostra produzione di oro. Il progetto Fiera Mondiale è ora completo al 33%. Ok, già potevamo scegliere anche quello, cioè cambia produzione. Come cazzo si fa? Fiera mondiale, vaffanculo. Che cazzo l'aveva visto? Vabbè. Ok, torniamo indietro. Comunque ragazzi, non ci interessava la produzione della Fiera Mondiale, anche perché non è il caso di investire, come vedete, da questa situazione che ora devo capire meglio.
Allora, controlliamo, meno 2,83 le spese totali, più 2,50 i ricavi totali. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che cambia in queste Asserti che schermate. cambia i Diritto di totali. passaggio per diritto di passaggio ci va benissimo. Forse sono semplicemente finiti gli scambi commerciali, ragazzi. Bello la stazione polizia. Ok. Meno 30. 2,52. Sono aumentati i ricavi. Probabilmente abbiamo completato un edificio da qualche parte. A Luanda forse nel mercato. Allora, vediamo un pochino. Goa è ridotta la fame. Interesting. Dunque, andiamo a vedere di commerciare con Braga. Portare del cibo, perché come vedete Braga sta crescendo molto lentamente. È una delle nostre prime città, è ancora piccola. Scegliamo la produzione a Coimbra, che ha completato il museo. Dunque, dobbiamo appunto aumentare i dindi. Per aumentare i dindi. Dunque, questa ci costa 3 di manutenzione, però ci dà più 10% produzione e richiede 1 carbone. Noi ne abbiamo solo 1. Aumentando anche in percentuale la produzione, ragazzi. Ora vediamo. Cioè, andiamo a vedere 28,62 per Coimbra, 23, 18, 24, 11, 17, 13, 17, 25 a Lisbona. 29 ad Oporto, 31 a Braga. La fabbrica conviene farla a Braga, ragazzi, perché in questo momento abbiamo solo uno di carbone, quindi possiamo costruire una sola fabbrica e visto che aumenta anche in percentuale la fabbrica, è il caso di farla in un posto dove è alta, cioè cambia poco da qui a lì. Però comunque Coimbra è ridotta la fame, in 276 turni aumenta di un cittadino. Dobbiamo fare eventualmente qualcosa per aumentare il cibo, come l'ospedale. Spenderemo 2 di oro. Oh, siamo tornati in positivo, sì, all'improvviso. 294, 200, aumentati i ricavi all'improvviso. Perché abbiamo collegato forse a un'altra civiltà. Boh. Scegliamo la produzione a Luanda. Abbiamo completato il mercato, come abbiamo visto. Biblioteca 5 turni, ci costa 1 di manutenzione. Intanto, ragazzi, puntiamo a portare alle stelle la nostra produzione economica. Poi pensiamo a tutto il resto. Il tempio ci aumenta il 25% l'oro, anche se ci costa 2 di manutenzione, quindi andrei a fare la banca. E poi il tempio, quindi turno successivo. Visti i nostri ottimi rapporti, bla bla bla, ho fatto amicizia con l'America, va bene, ciao. Grande leader, che ne diresti di rendere pubblica una dichiarazione di amicizia? Sì, va bene, siamo amici tutti noi, quindi non ci sono problemi. Sì, abbiamo fatto amicizia con tutti noi. Ok, America e Marocco sono ora amici. Siamo spiacenti che la nostra amicizia con la Cina ti abbia dato noia. La Siria ha adottato l'ideologia autocrazia per avere. Devo raccomandarti di non stringere rapporti con. Vabbè. Non siamo più amici della Cina, scherzavo. Mamma mia. Tanto Aoi Kassame qui che sappiamo. Che cazzo è quella bandierina lì nel mezzo? Boh. Samarcanda rivolge altrove la sua attenzione. Non abbiamo prodotto abbastanza cultura. 2 di infelicità, yeee! Yeah. È nato un grande mercante a Leira. Dunque, il grande mercante Richard Whittinghome è in grado di produrre eventualmente dei miglioramenti sulle caselle. Potremmo farlo tipo qua. Questo edificio ci darà più 5 oro. Oppure possiamo fare una missione commerciale. Potrebbe essere interessante farlo tipo all'ASA. Vabbè, intanto io direi invece di farla lì, la base commerciale, di farla tipo qua. O qua addirittura. Per avere più sicurezza di mantenere quella casella, perché qui ce la potrebbero conquistare. Scegliamo la produzione a Aveiro, che è finito il mercato. Continuiamo con Colosseo 1 di manutenzione, felicità più 2, va? 6 turni e riportiamo a 0 felicità. Lisbona, Lisbona potrebbe fare il teatro dell'opera. Ci
Scendiamo alla produzione a Funcal che ha terminato il museo. Qui guardiamo a livello di oro come siamo messi, possiamo fare il porto. Che ci dovrebbe dare più uno oro per ogni... No. Le rotte commerciali, marittime, ok, niente di che. Caravanserraglia, il mulino a vento potrebbe aumentare la produzione. La fabbrica oppure una nau, ma abbiamo già le rotte commerciali complete. Un lavoratore, movimento 2, aumenta le risorse cibo. Cioè, costruendo i miglioramenti, quindi... Ok. E quindi cerchiamo di prendere qualcosa magari che ci costa poco come manutenzione. La chiatta, non ci serve qui una chiatta, effettivamente. Però potrebbe far comodo nelle altre nostre città, quindi facciamola. Anche perché qui abbiamo un bel coso di petrolio che non sfruttiamo, pesce qui, pesce qui. Insomma, ce ne abbiamo di caselle da migliorare con la chiatta. Non così tante, ma ce ne abbiamo. E facciamo turno successivo perché un grande personaggio è nato nella tua città, lo sappiamo, Go sta morendo di fame, lo sappiamo, 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 sappiamo tutto quanto. Turno successivo 1925. Gemme, arrivederci. Siamo spiacenti, ma noi non regaliamo una cippa di cazzo. Mi dispiace. Fino a un certo punto, ma mi dispiace. Anche perché abbiamo visto che non sta proprio simpatica a nessuno. Cioè, abbiamo detto sì, siamo amici con la Cina, il mondo ci si è rivoltato contro. Ok, quindi il giro di amicizie, ragazzi, è America, Aiwata, Marocco, noi. Siamo tutti amici appassionatamente. Te che cazzo sei? Scout americano. Noi non abbiamo finito di esplorare l'entroterra degli Stati Uniti, diciamo, nella zona degli Stati Uniti, ma ci importa anche il giusto. Non abbiamo neanche esplorato il nord dell'Asia. Allora, abbiamo un lavoratore. Che cosa hai fatto? Pozza petrolifera. Ah, l'hai già realizzato, quindi ci chiedi ora che dovrei fare? Bravo. Allora, ora dovresti... Ok, questi stanno già lavorando qui. Ora dovresti venire qui a lavorare su questa cosa qua. Dunque, abbiamo un archeologo, archeologo che se investiamo un po' di soldi per acquistare questa casella, vaffanculo, è troppo lontana. Maledizione, maledizione, maledizione. Non siamo in grado di comprarla da nessuna parte, la dobbiamo lasciare lì. Che bello, che bello, che bello. L'alternativa è conquistare Buenos Aires, quindi direi di no. Allora. Che questa qui immagino sia troppo lontana da Oporto per essere acquistata. Esatto. Quindi niente. Quindi niente. Praticamente non abbiamo... Invece sì. Che cazzo l'aveva vista questa? Vieni qui. Costruisci uno scavo archeologico. Dovresti addirittura aumentare il turismo con lo scavo archeologico. Non ne sono sicuro, ma... Ok, archeologo realizzata a Braga e avevamo detto che Braga era la città perfetta per fare una fabbrica. Ma stiamo già sfruttando il carbone, a quanto pare. Forse non lo stiamo sfruttando perché stanno realizzando adesso il miglioramento. Quindi facciamo qualcosa, dunque, che non ci costa manutenzione, come potrebbe essere questo. 4 turni e aumenta la difesa di Braga. Che è già abbastanza alta, ma comunque. Scegliamo la produzione al Villanova de Gaia. Villanova de Gaia con 6 abitanti e 38 per il prossimo turno. Cazzo. Dobbiamo aumentare il cibo prodotto. E anche un po' di oro, direi. Adesso facciamo il cibo prodotto. La felicità sta andando giù, ragazzi. Dobbiamo stare attenti. Pocatello rappresenta un problema, non ci interessano le vostre guerre fra tribù, le lasciamo a voi. Tartufi in cambio di vino, potrebbe interessarmi, sì. Abbiamo bisogno di... Oh, infatti siamo andati a 3. Malacca ha dichiarato guerra a Bismarck. Diritto di passaggio, va bene amico. Malacca ha dichiarato guerra a Bismarck, America e Malacca sono alleati, America e Siria hanno firmato un accordo di ricerca. Alleanza difensiva, ok. Scusate che questa visuale va a cazzo, ma appena ci spostiamo, come vedete, su un lato poi rimane un po' piantato. Malacca non ha più bisogno del tuo aiuto, va bene.
Milano annulla la missione, va bene, va bene, va bene. Allora, questi qui sono feriti, tipo. Allora, abbiamo il colono, ragazzi. Il colono che ci potrebbe. Qui ci dice di metterlo qua, ma io lo voglio mettere qua. E abbiamo una chiatta, gli diciamo di fare miglioramenti automaticamente. Questa maniera, ragazzi, allungheremo la nostra influenza qua. Qui abbiamo delle città del Marocco. Delle colonne marocchine qua giù in fondo. E una inglese, Canterbury, sembrava molto ben strutturata Canterbury. E noi costruiremo una città qua. Ora vedremo un pochino il discorso della felicità. Scegliamo la produzione a Funcal, intanto che ha finito la chiatta. Facciamo dunque. Costruiamo un caravanserraglio che non ci costa oro. Siamo tornati a 5, ragazzi, e produzione oro. Allora, la libella che ha realizzato il nostro colono deve aiutarci nella produzione di oro o di felicità. Manutenzione 1, quindi perderemo un altro oro, ma abbiamo posti migliori dove investire nella produzione di oro. Cerchiamo di investire nella felicità. Arrivederci, sì. Dite passaggio, certo. Ok. Calma visuale, calma, non ti agitare. Diritto e passaggio va bene. Cerchiamo di più che altro, ragazzi, i diritti di passaggio li accetto sempre perché migliorano il nostro livello di turismo. Siamo vicini a questo punto. Siti archeologici non ancora scavati. Siti nascosti non ancora scavati, 22, ok. Quindi ci sono un totale di siti non scavati 40. Guardiamo se la nostra produzione di turismo da 18. Un grande scrittore è nato a Lisbona, buono. Possiamo quindi aumentare il turismo abbastanza adesso, direi, con Chekhov. Andiamo a scrivere un trattato politico, no? Creare un capolavoro, ok. Perché in quest'appello di un'anima pura ho avvertito malinconia e il mio cuore ha sussultato così dolorosamente? Se in un momento qualsiasi avrai bisogno della mia vita, vieni e prendila. Ok, questa grande opera la archiviamo nel non so dove. Non ce lo dice. Vabbè, comunque abbiamo messo questa grande opera in una delle nostre strutture. Un grande personaggio è nato. Finiti degli accordi con vino per Pocatello, argento Vuzeitan, diritto di passaggio, cavalli. Ok, quello che ci aveva proposto adesso. No, no, non erite, era Pocatello che ci forniva dei granchi. Andiamo di contattare Dachi, Madame Pocatello e Bidet. chiedergli, ci ridai i Buddha. granchi? Ci ridai i granchi? Cosa vuoi in cambio? Le balene e il Non carbone. break. Ciucciami la minchia, guardiamo se con le balene va bene, a Ah, posto. Meg. Vediamo se è cambiato qualcosa, se dovrebbe essere diminuito, a dire la verità. Forse abbiamo solo un'unità di balene e questo non ci permette di... E mi sa che ce ne abbiamo solo una di balene, vabbè. Dunque, Leira. Leira, possiamo fare un cantiere navale. Abbiamo 21 produzione oro, 0 produzione cibo. Guardiamo di migliorare. Un anfiteatro. Che cazzo ci facciamo un anfiteatro? Dunque, facciamo un ospedale. Ci costa 2 di manutenzione, ma... Oh, ragazzi, anche meno 7 di produzione di oro adesso. La crisi del 29, guardate la crisi del 29. Il nostro lavoratore è giunto a Aveiro. Gli avevamo detto di andare qui per costruire il cosso di carbone, ma mi sa che lo stanno anticipando. Quindi fai il cazzo che ti pare. La mitragliatrice Gatling è qui. Vigiliamo sulla nostra casella. Purtroppo, ragazzi, io la terrei anche se ci costa un po' di soldi mantenerla ogni turno. Però, dove sta andando il visuale? No, ci servono le risorse lusso. Dicevo, la manterrei perché se ci dichiarano guerra almeno un'unità ci fa comodo. Abbiamo un grande alleato vicino, ma un po' di tempo le sue truppe ci vuole per arrivare da noi. Sì, ok.
Quindi c'è tipo un grande blocco euroasiatico africano, sì, che mantiene la pace, la felicità e l'amicizia. Ragazzi, siamo l'ONU. Potremmo anche farlo l'ONU, in effetti, io ci penso. Cioè, non ora, naturalmente. L'elettricità ancora 4 turni, quindi nel 32 verrà completata l'elettricità. Sto colonno sta andando, Malacca cerca protezione, Città del Vaticano è intimidita dalla tua civiltà. Ok, finalmente Leira è collegata, Goa sta morendo di fame come al solito. Guardiamo in quanti turni morirà un cittadino. 41 meno 1, quindi 41 turni. Abbiamo tempo. Gli Irochesi hanno denunciato la Siria, bene. Gli Irochesi hanno denunciato il Marocco, bene. Inghilterra e Irochesi. Voi volete morire, mi sa. Io ve lo dico, cioè avete denunciato a Siria e Marocco. Vabbè. Dunque. Kabul, Malacca, Città del Vaticano, dichiarazione di amicizia in Inghilterra ha fatto il suo corso. E direi di passare il turno. Qui c'è un valletto intanto del... Hai fatto una scoperta. Manufatto. Devi scegliere se estrarre il manufatto che potrai sfruttare per generare turismo o creare un luogo, un punto di riferimento per creare cultura. Dunque, più 2 turismo e più 2 cultura, oppure la quantità che, di cultura dipende per ogni epoca di distanza. Ganzo! Allora, se creiamo un punto di riferimento, prenderemo più 1 cultura per ogni epoca precedente a quella attuale. Se invece creiamo un manufatto, guadagneremo 2 turismo e 2 culture. Noi vogliamo guadagnare turismo, siamo a 20, lo portiamo a 22. Ok, guardiamo un pochino. 18 e 1 con gli ottomani. Ma l'America è qua giù in fondo, 18 e 4. Stiamo salendo molto velocemente comunque. Un pochino. Più 33 con il Marocco, come vedete. 11 e 4. Andiamo a vedere per esempio il Marocco nei nostri confronti com'è. Esotico nella Germania. Vittoria culturale, no, la tua cultura, non c'è tipo una cosa generale, irochesi tipo 36, esotica, guardate gli irochesi come viaggiano, e noi siamo quelli più, cioè dove sono più influenti, a norma 12 e 3, irochesi l'abbiamo visti, Cina 17 e 9, anche la Cina viaggia ragazzi, America, sconosciuta, ovunque. Germania sconosciuta ovunque, no, esotica in Cina con un'influenza dell'11%, Assiria sconosciuta ovunque, Inghilterra esotica in Portogallo soprattutto sembrerebbe 10,5, 17 no in Assiria, 11,8 qui e 13,7 qui. Shoshoni, abbastanza buoni i Shoshoni, soprattutto in Cina sembrerebbe 18 e 4, 13 e 1, 12, 15 e 2, sì, abbastanza buoni. Marocco, l'abbiamo già visto, gli ottomani che sono in discesa addirittura, ragazzi, guardate, in discesa, minchia, sono più sconosciuti gli sconosciuti. Vabbè, comunque stiamo andando in lenta ascesa ovunque, come vedete noi, però voglio arrivare a ascesa, non ce lo dici quando è ascesa? Vabbè. Ci abbiamo un più 75. Dov'è l'Inghilterra? Abbiamo più 50 perché non abbiamo una rotta commerciale, ok. Però potremmo vedere di farla una rotta commerciale da eventualmente, come si chiama questa città? Dall'Eira. Riusciamo a commerciare con l'Inghilterra e potrebbe essere interessante aumentare enormemente la nostra cultura nei loro confronti. Ok, intanto qui abbiamo un grande generale Assiro. Facciamo l'ultimo turno, ragazzi. Farò 15 anni ogni episodio in questa parte finale della partita. Assuripampal può essere un problema per noi, non ci interessa questo accordo, no. Non vogliamo fare casino. Dunque, tu volevo costruire un coso, se non sbaglio. Più 21, produzione oro. Ora, vabbè, facciamo le cose a cazzo. Io ce lo consiglio di costruirla qui. Costruire una dogana.
Potrebbe essere interessante effettivamente a Braga. Non ci sono altri luoghi dove ce lo consigli? Popoli che adorano le cose luccicanti, ovvero quanto oro hanno il tesoro adesso. Bello, VZ è a 0. Sullivan Pal 4,26, noi 2,36, quindi Sullivan Pal è quello messo decisamente meglio. Ci consiglio di costruirlo qui e non lo costruiremo qui. Dunque, scegliamo intanto la produzione a Goa che ha terminato la banca. Cibo meno 1. Ma c'è qualcosa per migliorare la produzione di cibo? Ospedale, ragazzi, ospedale a Goa è necessario. Scegliamo la produzione a Oporto. Anche a Oporto dobbiamo fare l'ospedale perché, come vedete, 169 turni per l'aumento della popolazione. Scegliamo la produzione a Braga che ha terminato il castello. Facciamo la fabbrica. 10 turni per avere un incremento molto buono di produzione perché Braga sta producendo 32, se non sbaglio, 36 addirittura adesso. Andremo a produzione più 4, quindi 40, produzione più 10, 44. Praticamente più 10 in 10 turni. Ok, bene, 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 bene. Siamo giunti al 1930, ragazzi, non dobbiamo fare altro e quindi interrompiamo qui il nostro episodio. Allora, stiamo andando abbastanza bene, anche se ci sono discreti problemi in quest'ultimo episodio. Abbiamo trovato problemi per quanto riguarda la felicità, per quanto riguarda la produzione di oro, la nostra scienza è tipo aumentata di un terzo da quando abbiamo iniziato la partita, perché era tipo a 3,20, adesso siamo a 4,26, quindi siamo appunto, abbiamo aumentato di 100, eravamo a 3, quindi un terzo. E a questo punto, ragazzi, non saprei più su che vittoria puntare, nel senso, la nostra produzione, siamo quelli messi meglio dal punto di vista della vittoria culturale, il turismo. Però non è così scontata la nostra vittoria, nel senso, la Cina e gli Shoshone non abbiamo dei bonus in questo momento, però se ordiniamo per produzione di turismo, vediamo che quelli dove produciamo meno turismo sono appunto la Cina e gli Shoshone. Poi abbiamo più 27 negli Irochesi, Ottomani, America, Germania. Più 33 in Marocco, Inghilterra e Siria, perché abbiamo delle alleanze, del diritto di passaggio, religione comune in questo caso, diritto di passaggio, rotta commerciale, diritto di passaggio, rotta commerciale con la Siria. Quindi riusciamo più o meno a crescere abbastanza velocemente in tutte le civiltà. Problema è che dobbiamo contrapporci alla loro cultura. Come vedete, gli irochesi hanno una cultura esagerata. Come vedete, il Marocco e l'Inghilterra hanno molta cultura, la Siria molta meno. Della verità, quindi è più facile salire nella Siria. Fra poco raggiungeremo da qualche parte, si spera, il livello di familiare 16 e 2, 16 e 8, 18 e 3 con gli ottomani, 19 con la Germania, 18 e 7 con l'America, 12 e 8 con l'Inghilterra, 11 e 5 qua, 13 e 1, irochesi sconosciuti ancora, ragazzi, 7 e 5. Quindi quella messa meglio è questa, 18 e 7 dell'America. E cercheremo appunto di diventare familiari e quindi diventare poi influenti e penso sia molto più difficile. Però comunque abbiamo trovato il modo nuovo di aumentare la nostra influenza, ovvero quello dei manufatti archeologici. Porteremo il nostro colono, come vedete si è appena imbarcato in questa casella, e cercheremo di sfruttare anche questa nuova isoletta. Questo lo faremo dopo avremo risolto il nostro problema per l'infelicità. Quindi ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo al prossimo video.